ANAS da oggi offre sul suo portale stradeanas.it due nuovi servizi per gli utenti, la sezione viabilità e la sezione meteo, per viaggiare davvero informati. Il nuovo servizio del sito stradeanas.it sulla viabilità nasce dall'esigenza di creare uno strumento per l'utenza in grado di fornire informazioni aggregate prodotte da varie fonti, le sale operative in esercizio su tutta la rete stradale ed autostradale nazionale e i flussi di traffico rilevati dai dispositivi satellitari della Octo Telematics. I messaggi di traffico gestiti dalle sale operative provengono da terminali mobili in dotazione al personale ANAS su strada, che provvede tempestivamente a segnalare lo stato di traffico rilevato, la presenza di cantieri, anomalie e quant'altro. I messaggi vengono presi in carico dalle sale operative, che arricchiscono e normalizzano gli stessi con informazioni più dettagliate e complete. Il CIS verifica i messaggi ricevuti e provvede alla loro pubblicazione sul sito web. Il software che gestisce la viabilità di Strade ANAS è composto di due parti. La prima, il client, che visualizza i dati sul sito web. La seconda, il server, che aggrega i dati e li rende interpretabili dall'applicazione client. L'interfaccia grafica, ovvero il client, è suddiviso in 5 moduli. Il modulo mappa rappresenta la componente cartografica del sito, si avvale della tecnologia offerta da Google e permette la rappresentazione spaziale dei dati di traffico, cantieristici e di flussi gestiti da ANAS e Octo. Il modulo info riporta i livelli visualizzabili su mappa. I due moduli sono strettamente collegati tra di loro. La home page visualizza tutti gli eventi ANAS e Octo che sono in atto. In particolare, tutti gli eventi Octo Telematics a carattere congestionato, velocità media rilevata inferiore o uguale ai 35 km orari, tutti gli eventi ANAS a carattere congestionato o in aumento e tutte le telecamere raggiungibili. Il modulo Option permette di selezionare il tipo di ricerca che si vuole effettuare, una ricerca regionale, stradale, mirata oppure la selezione di una telecamera. La prima opzione permette di selezionare e visualizzare tutte le informazioni presenti a livello regionale e gestite dalle sale operative, traffico e ordinanze, più i flussi di traffico congestionato e rallentato. La scelta di questa voce produce uno zoom approssimativo sulla regione selezionata, mettendo in evidenza tutti gli eventi mappabili, possibili rallentamenti, congestioni, traffico in aumento e telecamere. La visualizzazione cartografica facilita la distinzione tipologica dei messaggi. La seconda opzione permette di accedere ad un elenco della maggior parte delle strade italiane, suddiviso per competenze. Le strade blu sono ANAS, quelle grigie regionali, quelle verdi autostradali. Selezionando una strada, l'interfaccia visualizzerà tutti gli eventi disponibili di qualsiasi natura relativi a quella strada. La terza opzione permette di trovare una strada di cui non si conosce il nome preciso o magari se ne conosce soltanto la regione. Iniziando a scrivere qualche lettera, il sistema produrrà in automatico una ricerca delle strade ANAS e visualizzerà i risultati trovati in tempo reale. La quarta opzione permette di accedere ad un elenco delle telecamere attualmente disponibili. Le telecamere sono accessibili anche da mappa. Ogni tipo di scelta permette di erogare informazioni gestibili singolarmente. Ad esempio, se si stanno osservando gli eventi di una regione ma si vuole interrogare un singolo evento presente nel modulo main, sarà sufficiente cliccarci sopra per generare un'estrazione di dati relativi a quella strada dove è presente l'evento. Il modulo mappa effettuerà uno zoom dell'evento, il modulo info genererà un dettaglio dell'evento cliccato. Il modulo main visualizzerà tutti gli eventi di quella strada, mentre il modulo flussi telecamere mostrerà tutti i flussi di traffico, se presenti, della strada osservata. Se l'evento cliccato non viene visualizzato su mappa, è probabile che si tratti di una chilometrica non gestita o mappata da ANAS. Sarà sufficiente inviare la segnalazione, come suggerisce il modulo, per dare la possibilità allo staff di supporto di provvedere all'eventuale integrazione. Nel nuovo progetto online della viabilità sarà presente anche una sezione meteo, attraverso la quale sarà possibile cliccare sulla regione italiana prescelta per conoscere le condizioni del tempo in ogni capoluogo e provincia di quella regione e per i successivi 7 giorni. Sulla pagina principale si possono conoscere le condizioni meteo anche delle singole città capoluogo del nord, del centro, del sud e delle isole, cliccando sugli appositi link. È possibile inoltre fare la ricerca per i singoli comuni ed avere le previsioni anche su base oraria. Il nuovo software, così come l'intero sito stradeanas.it, è stato concepito e realizzato rispettando le norme stabilite dalla legge Stanca in materia di usabilità ed accessibilità.
Inoltre, l'intero progetto è stato realizzato in-house dai tecnici dell'ANAS. www.stradeanas.it. Due nuovi servizi per gli utenti, la sezione viabilità e la sezione meteo, per viaggiare davvero informati.